Sono 5 gli autobus in più che da lunedì 13 settembre entreranno in servizio sul territorio faentino per consentire agli studenti di raggiungere i diversi istituti scolastici in sicurezza in base alle nuove normative di contrasto alla diffusione del coronavirus. Con i 5 nuovi mezzi aggiuntivi, la cooperativa trasporti di Riolo Terme punta a rispondere alla domanda di tutto il bacino faentino che raggiunge i comuni di Modigliani Tredozio e Casola Valsegno. Al momento non ha, diciamo così, all'interno del piano provinciale, anche per quanto riguarda tutto il bacino del Faentino e quindi per quanto riguarda la parte collinare, soprattutto di Modigliana, Tredozio e Casola Valsegno, Riolo Terme, Castelbognese, per i plessi del Faentino, sono stati inseriti 5 autobus in più per dare la possibilità, diciamo così, a tutta l'utenza di rispettare quelle che sono le varie normative di capienza dell'80%, con i ragazzi a scuola al 100%, quindi verranno inseriti degli ulteriori bus che poi dopo serviranno anche come aggiunta per quindi degli ulteriori biscotti per tutti i ragazzi che dovranno recarsi all'Istituto Alberghiero di Riolo Terme, e quindi ulteriori bis da Imola verso Riolo e anche dalla zona di Lugo verso l'alberghiero di Riolo Terme. Quindi al momento la programmazione ci consente di mettere a disposizione degli autobus proprio per rispettare le normative di capienza che ci sono state indicate. Mentre per quanto riguarda la vallata del Lamone, sulla quale nel trasporto pubblico locale tutta la parte alta della vallata la utilizza per quindi San Martino, San Cassiano, Fognano, per arrivare alle scuole elementari di Fognano, oppure tutta la vallata alta per arrivare fino alle scuole medie di Brisighella, abbiamo incrementato, diciamo così, anche lì la linea con un ulteriore bus aggiuntivo per dare, diciamo così, la possibilità anche a loro di rispettare tutti i vari criteri dell'80%. Verranno fatti dei controlli e di che tipo? Allora, ci sono due tipologie di controlli: i controlli classici del controllore dei abbonamenti, biglietti, quindi quelli che sono il controllo dei titoli di viaggio, che verranno fatti come per norma dai vettori, quindi di responsabilità dei vettori, mentre per tutto quello che concerne le attività di controllo per quanto riguarda le normative delle capienze, della gestione di quelle che sono le buone pratiche da mantenere, gli obblighi che devono mantenere l'utenza a bordo e a terra nell'utilizzo del trasporto pubblico locale, sarà a carico delle forze dell'ordine. Abbiamo chiesto, diciamo così, anche nei tavoli prefettizi che anche a Campione vengano svolte queste attività, anche per controllare le nostre capienze e per verificare che tutta l'utenza mantenga soprattutto a bordo l'utilizzo della mascherina. Questo lo sottolineo, è importante mantenere sempre la mascherina anche quando si sta a bordo, e quindi è fondamentale questo, così come è fondamentale mantenere tutte quelle buone pratiche che l'anno scorso abbiamo sottolineato e abbiamo affisso anche tutti i vari cartelli sia sugli autobus che nelle pensiline piuttosto che nelle stazioni degli autobus, per non creare assembramenti.